Asse caldissimo quello che viaggia tra Pescara e Parma nei primi giorni di un calciomercato che dovrà dare a Luciano Zauri la squadra per tentare di nuovo la scalata alla classifica di Serie B. Perché lungo la A14 tra l'Abruzzo e l'Emilia potrebbe presto scriversi il destino di Frank Canute. Il centrocampista bianco-azzurro infatti piace come al Parma del pescarese Roberto D'Aversa, che vorrebbe fargli fare il salto di categoria nella prossima stagione. Il ragazzo senegalese ha avuto un'annata tormentata già dal ritiro estivo e poi successivamente condizionata dagli infortuni che ne hanno limitato le possibilità di scendere in campo. Nei gialloblu peraltro ci sono diversi elementi che piacciono parecchio al Delfino e potrebbero facilitare la trattativa sia in entrata che in uscita, perché a Parma rientreranno Da Cruz e Galano, rispettivamente da Spezia e Foggia, e sarebbero elementi graditi per integrare la batteria degli esterni biancazzurri, che prevederà ancora Manuel Marras, che ha ancora 2 anni di contratto. Il lavoro che la società sta facendo per confermare Sottil in prestito dalla Fiorentina non è affatto semplice e per questo motivo vanno agliate anche altre soluzioni. Complicato anche Dezzi. Sul ragazzo rosetano la concorrenza è enorme, su di lui ci sono Palermo ed Empoli. Altro asse è quello che il Pescara tiene in piedi con l'Atalanta. Dai bergamaschi nelle ultime stagioni sono arrivati prospetti molto interessanti. Il difensore Bettella ha ancora un altro anno di prestito e certamente nelle ultime uscite, quando ha avuto spazio, ha dimostrato di poter essere un elemento centrale nello scacchiere di Zauri. Il rimpianto per Melegoni, che si è fatto male in corso d'opera, potrebbe essere mitigato dal fatto che al giovane centrocampista sarà data un'opportunità ulteriore di mettersi in mostra nell'annata che verrà, nella quale potrebbe essere affiancato da Andrea Colpani, regista dell'Italia Under 20 e protagonista della vittoria dello scudetto con la Primavera bergamasca. Un talento sbocciato nel vivaio del Brescia, ma passato 12 mesi fa nelle fila dei rivali nerazzurri. Ottime anche le referenze di Giampiero Gasperini, che tuttavia non potrà concedergli quello spazio che invece una categoria più in basso potrebbe avere. Peraltro le 25 presenze e i 10 gol fanno ben sperare che il giovane abbia già i numeri per imporsi da subito in Serie B, in un ruolo che attende sempre di conoscere il destino di Gaston Brugman. L'intento è quello di trattenere ancora l'uruguaiano, ma come la società ha sempre ribadito, a fronte di un'offerta irrinunciabile sia per il Pescara che per il ragazzo, potrebbe anche partire. Davanti Daniel Ciovani è un obiettivo complicato, ma lo è altrettanto Scamacca, eliminato qualche giorno fa dall'Ucraina con l'Under 20, con una rete nel finale che poteva valere il pareggio. Anagraficamente due profili diversi, ma che potrebbero aiutare i biancazzurri a sostituire Leonardo Mancuso, che torna alla Juventus, ma che potrebbe incrociare di nuovo le spade con il Delfino nella prossima Serie B.